Noi pensiamo che ci sia una sola luce per il mondo, per l'umanità, per la natura. Non esiste indoor, outdoor, espressivo, non espressivo. Esiste solo un'unica ricerca, emozione, bellezza. Fare luce per il futuro, ma averla oggi nel nostro presente. Una luce intelligente che illumini le nuove ambizioni dell'uomo, la complessità del mondo, i bisogni del pianeta. È ciò a cui mira la ricerca di Artemide, ancora una volta in collaborazione con i grandi architetti internazionali, forse i soli oggi capaci di immaginare altri gesti, mondi e desideri possibili. Insieme ad Aleandro Aravena, l'azienda presenta due prototipi, uno dei quali è un sistema che minimizza l'inquinamento luminoso. Dal lavoro con Michele De Lucchi è nata Ipno, la cui nostalgica forma a calice riprende in realtà la traiettoria dei fotoni emessi da un LED. Ludovica e Roberto Palomba hanno creato iconici moduli basati sul vuoto. Patrick Norguet un essenziale omaggio al modernismo di Joe Ponti. Lo studio MAD di Pechino, una geografia in miniatura, e quello di Shanghai Neri e Hu, un lume mobile la cui base fa anche da gancio. La puoi appendere al muro facilmente. E oppure grazie a questo sistema che abbiamo sviluppato se ne possono appendere diverse. Ecco, ne abbiamo messa un'altra. Nella lampada di Neri e Hu, che richiama le antiche lanterne, si ritrova un tratto comune a molti progetti di interior del duo cinese. L'atmosfera della vecchia Shanghai rievocata in modo sottile e leggero. Quello che abbiamo fatto con questa lampada è stato aggiornare una forma che risale probabilmente alle origini del design dell'illuminazione. A Shanghai, la nostra città, si trovano dovunque lampade sferiche ispirate all'Art Deco. All'epoca venivano realizzate con molti dettagli, che qui abbiamo voluto cancellare del tutto. Abbiamo lasciato solo il gancio, che la rende molto pratica e moderna al tempo stesso.